Vabbè, la terza sconfitta consecutiva in casa per campione Coppa, non c'è da preoccuparsi sicuramente, ma una riflessione va fatta. Sicuramente. Noi in casa abbiamo sempre fatto la nostra fortuna, siamo sempre stati, diciamo, abbiamo sempre avuto quella cosa in più e nelle ultime tre partite forse ci è mancata un pizzico di cattiveria, magari un pizzico di fortuna nel trovare il gol per chiudere o per portare la partita a casa. Comunque il lavoro della squadra si vede in campo, siamo tutti compatti, abbiamo fatto bene, una buona partita, però il risultato ci penalizza anche stavolta. In settimana quindi aveva detto questa squadra tira poco da fuori aria, tu il tiro ce l'hai, hai anche provato una volta quando questa partita a farlo, potrebbe essere questa una soluzione a breve, ai tiri da fuori aria? Io credo che comunque qualsiasi cosa venga indirizzata verso la porta vada bene, il tiro dalla distanza, il colpo di testa, qualsiasi cosa può andare bene. Forse è vero, ci è mancata qualche conclusione da fuori, ma non penso che i miei compagni e io non tiriamo in porta perché non vogliamo farlo. Magari non ci sono stati i presupposti, non si è creata la situazione. Cercheremo di migliorare comunque questa cosa se può portare dei benefici alla squadra. Campo, lasciando perdere la sconfitta, tu personalmente quanto ti gratifica e ti fa sperare nel futuro? Perché hai fatto prima tre sole presenze, selezioni di partita, e dimmi anche l'ultima partita da titolare, che non la ricordo più. Lecce l'anno scorso. Questa storia della gratificazione, se ti... No, sicuramente fa piacere tornare a giocare sia in Coppa Italia che in campionato. Il mister mi ha dato fiducia e io ho cercato di mettere in campo tutta la voglia che da un anno a questa parte mi porto dietro. In qualche situazione ci sono riuscito, in qualcuna magari un po' meno, però cerco di dare sempre il massimo e di aiutare i miei compagni nel migliore dei modi. In questo schema ti ritrovi oppure magari ti adatti in altri modi? Diciamo che il ruolo che faccio è sempre quello. La mezzala destra o a 3 o a 5 non cambia molto, i movimenti sono quelli. Diciamo che l'impostazione tattica è uguale, quindi cerco di fare il mio e quello che mi chiede il mister. Tornando al 3-5-2, si è visto spesso che questa squadra quest'anno esprime molto gioco, però subisce in difesa. È colpa di una mancanza di dialogo tra centrocampo e difesa, secondo te, o c'è altro? No, non lo so, non penso che sia mancanza di dialogo, perché comunque i reparti sono vicini, la comunicazione tra i reparti c'è, la difesa chiama il centrocampo collabora in qualche modo. Diciamo che è stata qualche disattenzione di troppo, forse, che magari non ci possiamo permettere, però stiamo lavorando per migliorarla e sicuramente cercheremo di migliorarla più presto perché ci serve per il campionato. Non penso che l'orario della partita possa condizionare la partita stessa. Noi siamo scesi in campo come se avremmo dovuto giocare alle 3 o alle 9, non sarebbe cambiato nulla. Diciamo che loro sono stati bravi ad aspettarci, magari hanno studiato la partita apposta in base al nostro modulo e hanno trovato quel gol con il Barbo, che è stato bravo lui, forse un po' disattenti noi, però ci ha condizionato molto. Noi abbiamo cercato di reagire ma non siamo riusciti a trovare il gol, quindi non penso sia un problema di orari. C'è lo spazio per migliorare visto che c'è una settimana e giocarsi la partita a petto. Secondo te in questo lasso di tempo cosa può cambiare, tenuto conto anche che adesso un po' di pressione in più ce l'avete, anche se la classifica non è drammatica assolutamente, però perse tre partite, ci mettiamo in mezzo anche quella di Coppa, un po' di pressione in più. Soprattutto perché le abbiamo perse in casa queste tre partite, però io sono convinto che la squadra non abbia bisogno di pressioni o di troppe attenzioni, anzi credo che stia facendo un ottimo campionato e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo in settimana e cercare di impegnarci quel tantino in più per poter riprendere la corsa che abbiamo iniziato bene all'inizio campionato.